un capolavoro tattico disegnato dal proprio tecnico Francesco Montemurro. Così l'Europea 92 Isernia ha avuto la meglio su Santa Teresa di Riva, leader del girone D di Serie B1 di volley femminile. Formazione però che dopo il KO in Molise è stata scavalcata al vertice dell'Aprilia, capace di avere la meglio a Modica. Sul parquet amico del Palafraraccio, le Blu Fucsia si sono imposte per 3-0 sulle isolane, con parziali di 25-15, 25-20 e 25-21, in meno di un'ora e 20 minuti di gioco. L'avvio delle pentre è fulminante, le siciliane pagano dazio soprattutto sul turno al servizio di Modestino. Carlozzi, opposta ma spesso usata nella linea dei ricettori, punge in prima e in seconda linea. Il Ragone, formalmente martello ma in prima linea usata come posto 3, è un rebus. Così le europee centrano il primo parziale. Santa Teresa paga dazio anche nel secondo set, pur portandosi avanti verso metà frazione, perché da Kai e Boffa quadrano i fondamentali di seconda linea. Babatunde punge dall'ala, lei utilizzata formalmente da centrale, e Miotti può distribuire come un metronomo. Ghezzi e Nielsen saltano e il tecnico ospite Jimenez prova a trovare soluzione alla panchina inserendo l'ex Santin e l'altra gemella Shenzhou. Un errore di Santin però chiude il round a 20 per le Blu Fucsia, abili poi a non perdere la barra anche nel terzo parziale, quando il servizio di Santin crea più di un imbarazzo. Sul finale, a muro di un attacco, Modestino crea le condizioni per iniziare la festa su un errore di Lestini, ironia della sorte, tra le più continue tra le siciliane, assieme alla regista Mordecchi.